È ancora una volta la migrazione il tema più controverso di un Consiglio europeo. Nel vertice dei capi di Stato e di Governo a Bruxelles, Polonia e Ungheria hanno prolungato la discussione e impedito l'approvazione di una posizione comune sull'argomento. Dopo una prima giornata di summit terminata oltre l'una di notte, anche il giorno successivo si è concluso senza un'intesa, nonostante i leader nazionali sembrino d'accordo sull'importanza di gestire la cosiddetta dimensione esterna dei flussi migratori. La miglior maniera di risolvere l'impatto della migrazione irregolare dentro de nuestras fronteras è rafforzare la cooperazione entre los países de la Unión y los países de tránsito y los países de origen, pues es que me parece de puro sentido común. Yo, a lo largo de estas 5 o 6 horas que hemos tenido de debate sobre la migración, no me ha dejado de sorprender la ceguera de algunos en el sentido de no reconocer la necesidad de incorporar la dimensión exterior al pacto di migrazione e asilo. I governi di Varsavia e Budapest in realtà contestano l'accordo raggiunto l'8 giugno sulla riforma della politica migratoria comunitaria, che tra le altre cose prevede ricollocamenti di richiedenti asilo fra i paesi dell'Unione, evitabili soltanto con il pagamento di 20.000 euro per ogni migrante. Polacchi e ungheresi avevano votato contro, ma sono stati messi in minoranza. Da qui la loro irritazione. Polacy się mogli wypowiedzieć, czy chcą bezpiecznego kraju, czy chcą takich obrazków, jakie do nas docierają z niektórych miast, przedmieść zachodniej Europy. Altro argomento cruciale del vertice è stata la guerra, con i leader pronti a ribadire il sostegno all'Ucraina, che in concreto significa aiuti finanziari, militari e, non meglio precisate, garanzie di sicurezza, in grado di permettere agli ucraini di difendersi da altre aggressioni future. Affrontato, ma non risolto, pure il problema di come utilizzare i beni russi congelati nell'Unione per la ricostruzione del paese.